Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un like, dopo un bel commento. Eh, info box trovate tutti i riferimenti ai miei social comprese i podcast che vi ripeto stanno iniziando. Sto anche inserendo dei giovani ragazzi che vorrebbero iniziare a parlare di Atalanta, gli sto dando lo spazio, la visibilità perché mi fa piacere, perché comunque eh, se qualcuno l'avesse fatto con me tanti anni fa mi sarei divertito e quindi insomma eh, spero che vi piacciono e vi possano anche interessare. Parliamo di mercato: le situazioni non sono cambiate tantissimo, ma è giusto riprenderle prima che poi le cose, in maniera abbastanza veloce, cambino. Per quanto riguarda il mercato in entrata, Tommiasio e Miner sono giocatori vicinissimi. C'è l'accordo con entrambi i giocatori. Le cifre richieste dalla Z e dal Bologna sono comunque cifre fattibili. Atalanta sta cercando soluzioni diverse, sta cercando di limare, sta cercando un po' di tirare l'accordo come fa sempre. Però, dal momento in cui le. Situazioni convergeranno e per situazioni intendo che magari l'Olanda ha finito l'Europeo. Tomiasu, magari in vacanza e ritorna, può fare visite mediche e quant'altro. Si procederà a spediti. Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata, Fabrizio Romano, persona di cui io onestamente mi fido anche abbastanza, riporta che l'Atalanta sta tentando in tutti i modi di prendere Botman dal Lille. Stiamo parlando di un difensore fortissimo. La cifra è alta. Però il Lille ha dei grandi problemi economici, perché se non lo sapete c'è questa storia divertentissima per cui il Lille ha venduto Osimena 80 milioni, ha cambiato dirigenza e gli 80 milioni non c'erano più. Di conseguenza può essere che l'Atalanta si voglia inserire in, nella trattativa cercando di portare a casa uno dei giovani difensori d'Europa più forti? Stiamo parlando, se non mi ricordo male, di un 2000, ma stiamo parlando di un giocatore veramente buono che ha vinto il campionato con il Lille, eh, che... Mh, insomma, titolarissimo sarebbe un valore aggiunto importante, non sarebbe una di quelle operazioni eh, di transizione. A quel punto poi bisognerebbe anche capire, però sappiamo che c'è Caldare in uscita, sappiamo che Sutalo probabilmente verrà mandato a giocare. Difficilmente andremo a prendere un esterno, quindi Tomiasu può fare anche l'esterno, Maele può fare tutti e due i ruoli, insomma Dopo quando le trattative andranno a concludersi poi capiamo come si mettono in campo queste persone. Per quanto riguarda invece la porta la situazione è statica. Atalanta vuole vendere Gollini o comunque sarebbe interessata a un cambio in porta. Gasperini l'ha detto anche nelle conferenze stampa, l'ha ribadito, quindi eh, non c'è niente di nuovo. La difficoltà sta che oggi non ci sono tantissime piazze, in particolare ce ne sono due, sono la Lazio e la Roma, bisogna capire se una delle due squadre decide di andare sul giocatore. Eh, in caso, in caso l'Atalanta ha già individuato il sostituto, che è Musso, che costa caro, però sempre per un ragionamento di saldi, se si riuscisse a vendere Gollini a 15, 16, 20 milioni, a quel punto i 25 di Musso... Sono sostenibilissimi. Per quanto riguarda invece la, la, le notizie che parlano di Ospina. Io vi invito a rileggere gli articoli perché mi avete mandato in tanti gli articoli che stanno uscendo. Che poi, ripeto, ve l'ho già spiegata come funziona, continuano a riciclarsi. E dicono: l'Atalanta ha individuato Ospina come il giocatore d'esperienza che può fare da chioccia a carne secchi, ma se carne secchi, va a Cremona. A chioccia, quando è che la fa Lunedì sera sull'autostrada. Cioè, non lo so. Eh, può essere secondo me un forte lavoro dei procuratori sicuramente Spina non è un profilo brutto però tutte le fonti più attendibili parlano di Musso l'Atalanta sa quanto vale Musso non va su un giocatore da 25 milioni sperando di portarlo via a 10 di conseguenza teniamo le antenne alzate anche perché comunque le operazioni che stanno facendo ci stanno facendo capire che l'Atalanta vuole giocatori pronti, giocatori forti, poche scommesse e quindi mm, Musso ci starebbe bene bene bene. Per quanto riguarda il fronte delle uscite, Illich è il giocatore in uscita, l'Atalanta che lì chiede 7, 5, 7 milioni, le, le rivali vorrebbero invece un saldo zero sostanzialmente. La mia idea è anche che qua ci sia molto trattativa, ma fondamentalmente quando il giocatore individuerà la piazza, poi l'accordo lo, lo si troverà senza troppe difficoltà. Romero, l'abbiamo detto e straridetto, serve un'offerta veramente grossa per questo giocatore, e secondo me è molto complicato. Carrivi. Rimane il passaggio di Gomez che, di Gosens, di cui abbiamo già parlato. Ma la situazione, secondo me, è chiara: un giocatore che ha iniziato con 40 milioni di valore l'europeo il valore è chiaramente impennato, secondo me minimo 60, ci sono veramente poche squadre che possono offrire questa cifra e quindi eh, sì, c'è la probabilità di una vendita, ma essendo poche le squadre non è neanche così altissima. Bisogna attendere, è chiaro che se arriva una squadra e ci mette 55-60 milioni, ragazzi a quel punto si vende. Eh, ce ne facciamo una ragione però le squadre che possono sono gran poche quindi antenne alzate per il resto direi che eh, la situazione è abbastanza sotto controllo ci saranno ancora diverse operazioni perché ricordo che abbiamo anche dei giocatori in prestito per esempio Reca che non si sa cosa può fare se verrà inserito per fare l'esterno di sinistra di riserva se verrà venduto quelle secondo me saranno tutte operazioni che verranno svolte dal termine dell'Europeo, perché oggi non c'è la possibilità di fare visite mediche, non c'è la possibilità di trattare chi non è all'Europeo in vacanza e quindi mm, bisogna avere un momento di pazienza, ma poi io sono certo che quando la situazione sarà stabilizzata l'Atalanta partirà molto molto forte perché vorrà costruire la squadra il prima possibile. Direi che per oggi abbiamo detto tutto quello che serviva, io vi ringrazio tantissimo per l'affetto, per gli ascolti del podcast, perché comunque la prima puntata del, fatta da 1907 ha fatto più di 500 ascolti, non me l'aspettavo, per le, le views qua sul canale che sono sempre tante, per l'affetto che mi dimostrate e per quanto riguarda le notizie sul mondo dell'Atalanta il mio video è come sempre è di consultare ciclicamente più volte al giorno atalantivi.com Ciao!